Massimo Rezzano, al termine di una partita finita veramente punto a punto, 64-67, tu alla tripla allo scadere, al termine di una partita però veramente difficile che vi ha visto combattere contro una squadra che non ha mollato veramente dal primo all'ultimo. Allora, noi sapevamo che sarebbe stata una partita molto tosta per diversi motivi. Vuoi la prima trasferta e la prima in casa loro, vuoi perché comunque sapevamo che era una squadra estremamente fisica e in molti frangenti ha giocato anche con quattro grossi e solo il playmaker più piccolino. In più noi senza un lungo come Giuliano, che per noi è estremamente importante nelle rotazioni, bravissimi ragazzi, bravissimi quelli che sono stati, che hanno lottato fino alla fine, il grande Teo Soragna che comunque ci ha dato una mano anche in anticipo. È una partita che, a differenza delle altre, siamo riusciti a partire in maniera molto buona, molto positiva, ed era uno dei nostri primi obiettivi, perché normalmente il nostro handicap era sempre quello di partire sempre in handicap, mentre oggi invece siamo partiti molto forti. Poi vuoi un po' perché magari non ce l'aspettavamo di essere così tosti all'inizio, vuoi perché comunque bravura loro, ci hanno ripreso e dopo da lì si sapeva che sarebbe stata una partita punto a punto. Bravi a tenere i nervi saldi alla fine, qualche ingenuità di troppo, polveri un po' bagnate sia mie ma in generale comunque tanti errori a canestro. L'abbiamo vinta in difesa, l'abbiamo vinta in difesa proponendo anche una match-up che era solo una settimana che allenavamo, quindi bravi anche in quello. E poi bravissimo Jack a trovarmi alla fine, perché onestamente sembra banale ma non era sicuramente una palla facile da dare. Ecco, hai detto giustamente percentuali molto basse, attorno al 33% per tutta la partita. Tu stesso hai sbagliato due conclusioni e poi però l'ultima è andata dentro. Vabbè, dicono che quello che conta è l'ultimo tiro, però al di là di questo, per l'amor del cielo, sì, va bene, benissimo l'ultimo tiro, però secondo me, ripeto, quello che ci ha portato, bisogna sempre analizzare quello che ci porta ad avere l'ultimo tiro, cioè ottima difesa, aver impattato a 7 secondi alla fine con la palla in mano, è quello che dopo ci ha permesso di poter avere comunque un tiro. Comunque buono perché ha aperto, ripeto, grazie anche a Jack che ha avuto la bravura in quel momento, raddoppiato, a darmi la palla.